Vediamo un secondo tipo di nodo che può essere fatto sempre partendo dal nodo più semplice che abbiamo. Allora, abbiamo visto in precedenza un nodo per mettere insieme, per collegare due funi. Vediamone un altro molto simile e abbastanza semplice. Cosa facciamo? Allora, abbiamo il nostro nodo semplice. Prendiamo l'altra corda che vogliamo legare a questa, la facciamo passare dentro al nodo, fino a quando non scorre fuori. A questo punto, con il corrente di questa corda, facciamo un nodo esattamente uguale, ma su questa parte. Quindi 1, ovviamente dovrà essere simmetrico rispetto al nodo di partenza, 2 e 3. Ok? Quindi abbiamo la corda verde che passa, fa un nodo intorno alla corda bianca, la corda bianca che entra fa un nodo intorno alla corda verde. Andiamo a stringere il nodo. Ok, e a questo punto tirando siamo riusciti a collegare in maniera efficace le due cime. Attenzione, questo qui non è un nodo sicuro, come abbiamo fatto una precisazione all'inizio di questa serie di corsi sui nodi. Questi qui non sono nodi che hanno lo scopo di essere utilizzati così come sono. Questi nodi vengono fatti vedere solo per far prendere un po' di dimestichezza a chi è convinto di avere due mani sinistre e non sa come andare a mettere le mani sulle corde. Questo nodo, infatti, fatto così, non è particolarmente sicuro, non è particolarmente resistente. C'è un suo nodo molto molto simile invece che è decisamente migliore. Il nodo migliore segue un procedimento esattamente molto simile con una piccola variante. Allora, invece di fare il nostro nodo semplice in questo modo, quindi facendo un giro e poi passando dietro, proviamo a fare la stessa cosa facendo due giri e poi passando dentro. Quindi in questo caso avremo un giro intorno alla parte del dormiente, un secondo giro intorno alla parte del dormiente e quindi entro dentro. È quello che viene ogni tanto chiamato doppio nodo. Quando viene stretto si vede che ci sono due passaggi uno sopra l'altro. A questo punto, se uso questo doppio nodo insieme al doppio nodo uguale fatto dal bianco dall'altra parte, il nodo che ottengo è molto più sicuro. Andiamo a vedere come viene fuori. Ed ecco qui, fratellino gemello del nodo che abbiamo visto prima, è esattamente la stessa cosa, solo che da questa parte, invece di avere un nodo semplice, avrò un doppio nodo. A questo punto posso prendere due capi e tirare, e nel momento in cui vado a stringere bene i nodi e ad applicare una tensione alla parte ai dormienti delle due corde, il nodo tende a rimanere. Questo nodo ha un nome particolare, si chiama doppio inglese. Se avete la necessità di collegare fra di loro due funi con un nodo sicuro, usate questo nodo, piuttosto non usate assolutamente quello che abbiamo visto. Ricordatevi, quello serve soltanto per cominciare a vedere come si fanno i nodi a partire dal nodo più banale che conosciamo tutti quanti. Spero vi sia tutto chiaro, se c'è qualcosa che volete rivedere segnatemelo nei commenti, ci vediamo alla prossima.